Ed anche la rubrica Ditelo alla TGR, la rubrica dedicata alle vostre segnalazioni, si occupa oggi della linea 1 della metropolitana di Napoli. Con Letizia Cafiero siamo andati a Scampia, dove i cittadini lamentano una situazione di degrado ed abbandono e chiedono l'intervento, questa volta dell'EAV, che gestisce l'area. Siamo davanti alla metropolitana di Scampia, a chiamarci sono stati i cittadini perché appunto ci segnalano che è una metropolitana abbandonata. Perché, signora Clotilde? È abbandonata in quanto sono oltre 10 anni che c'è ancora un cantiere aperto e quindi non c'è la sicurezza per chi, per gli utenti che prendono la metropolitana, di sera è molto pericoloso e noi siamo in questa situazione così precaria, così poco dignitosa per i cittadini che pagano e per i contribuenti e quindi non è giusto. Anche perché ci sono molti giovani, ci sono molte ragazze che la sera insomma non si sentono sicuri. Tu la prendi anche di sera la metropolitana? Molto spesso mi capita. E che cosa trovi qui? Trovo tutto spento, le scale deserte, la presenza di una sicurezza è zero. Quando attraversiamo questa parte non c'è mai una luce, se non c'è nessuno non sai se è meglio, se c'è qualcuno con te che scende dalla metropolitana o se non c'è nessuno per fare una corsa. Non si vede niente, dobbiamo camminare con i cellulari accesi per farci la luce, con la paura poi di avere il cellulare in mano, perché se c'è qualcuno e non lo vedi, ti puoi essere aggredita ancora più facilmente. Hai paura? Molto. E qui è una situazione di degrado sociale proprio, qui ci sono persone che si fermano, fanno uso di sostanze stupefacenti, non c'è controllo, non c'è neanche una telecamera, come puoi vedere c'è uno stato di abbandono totale. Voi cosa chiedete alla regione? Beh, mi sembra chiaro chiedere un intervento prioritario di questa struttura ormai fatiscente da troppi anni. Noi siamo utenti che prendiamo tutti i giorni la metropolitana e non ci sembra giusto che sia in queste condizioni. A Scampia si sta facendo tanto, ma questa è la porta di Scampia, è la faccia di Scampia per chi arriva. Millantiamo il fatto di avere la metropolitana più bella d'Europa, ma probabilmente abbiamo anche tra quelle più fatiscenti e più brutte. Noi vogliamo sentirci sicuri, vogliamo che i nostri figli si debbano sentire sicuri quando tornano la sera, di mattina, e quindi vogliamo essere tutelati. La gestione dell'area fa capo all'EAV. Il presidente Umberto De Gregorio ci spiega, è una situazione disastrosa di cui siamo a conoscenza da 4 anni e mezzo. Esiste un contenzioso con i consorzi delle imprese di costruzioni Ascosa e Todini. Stiamo cercando di risolverlo con una transazione, fino a quel momento abbiamo le mani legate. Una transazione, continua ancora De Gregorio, di varie decine di milioni di euro che probabilmente sarà firmata a valere sui fondi che dovrebbero arrivare dal commissario governativo a metà del 2016. Per quanto riguarda la sorveglianza, De Gregorio dice: siamo un'azienda con 700 milioni di euro di debiti, non siamo in condizioni di mettere vigilanza. L'EAV però, annuncia De Gregorio, sta per firmare una convenzione in materia con Polizia, Esercito e Guardia di Finanza. Sarà data, assicura, particolare attenzione alla metro Scampia.